Ciao ragazzi e bentornati in una nuova recensione capolavoro di recensione più doppiaggio, la serie dove faccio recensioni e poi doppio il venerdì qualcosa dell'opera che ho recensito. E oggi è l'episodio capolavoro che ogni tanto faccio dove smentisco oppure confermo della roba che è giudicata un capolavoro. E quest'oggi parliamo di un anime, questa volta, che penso abbiano visto tutti quelli che hanno almeno la mia età, quindi sui 20 anni e passa, perché è stato un po' il capostipite degli anime all'inizio e tutto il resto, quando insomma hanno cominciato ad avere molto più successo di quello che erano i cartoni giapponesi di una volta che passavano solo in televisione, ma proprio una passione dietro. Secondo me è così. Death Note. Parliamo di Death Note. Trama, personaggi e obiettivo sono le cose che uso sempre per giudicare l'opera di cui parliamo. Quest'oggi, io lo dico, sarò molto oggettivo perché soggettivamente, lo dico fin dall'inizio, io amo Death Note. Per me è veramente un capolavoro, una di quelle cose che non mi annoia mai guardare, mi ha dato delle emozioni che mi hanno veramente tenuto incollato allo schermo. Almeno nella maggior parte delle cose. Però, adesso parliamo. Trama. Per chi non la conoscesse, il Death Note, che comunque penso conosceranno tutti, è un quaderno che se scrivi nome e cognome della persona e tu sai il suo volto, la uccidi. Ok, quindi quella muore in determinate occasioni e puoi anche scrivere in che modo, insomma, cose varie. E Light Yagami, che è il protagonista, lo trova e viene anche contattato da questo demone, che è Ryuk, che praticamente è quello che ha fatto cadere il quaderno, perché lui, niente, si vuole divertire, sta lì e rimarrà per sempre neutrale. E poi c'è l'antitesi di Light, che è L, che invece è un... perché naturalmente Light ha questa idea di cominciare a ripulire il mondo e cominciare a ammazzare tutti quanti i cattivi che secondo lui sono cattivi, e piano piano cadrà anche nella pazzia cominciando a uccidere anche gente che magari non c'entra nulla semplicemente perché non devono intralciarlo, perché diciamo che la smania di potere poi gli dà un po' la testa e tutto il resto. Io sono Team Light, quindi dai, vabbè, comunque. L invece è un investigatore che si occupa di prendere Light. E fino a qui ci stiamo. È forte, è bravo, riesce a capire tipo già dalla terza puntata che si trova in Giappone e anche in un determinato punto del Giappone questo tizio. Quindi comunque viene tenuto sotto controllo, anche se certo, se il punto del Giappone è Tokyo, diciamo che ecco, comunque non è che hai diminuito di molto la ricerca, visto che Tokyo è gigantesca. Però vabbè, comunque andando avanti, la trama è questa e devo dire che a livello di suspense, a livello di quello che cioè di come tu rimani incollato allo schermo, è perfetta. È perfetta fino alla morte di L. Perché dopo la morte di L, con Mello e Near, no, non reggono botta. Non reggono neanche un cazzo botta. Mello è veramente un personaggio di merda. Near un pochino si salva, ma è la copia sficcicata di L, solo un po' più sfigato. E sinceramente non ho più avuto quella suspense che prima c'era, per quanto riguarda me soggettivo. E anche oggettivamente perde, è inutile dire di no. Per poi avere uno spicco alla fine quando Light viene beccato. E lì, cioè, boom, de schiaffo proprio. Infatti, cioè, io potrei tranquillamente guardare fino alla fine di L, pensare che lui ha lasciato scritto guardate che è Light, e poi guardare il finale. Comunque, e sarei più appagato, ecco. Perché sono un po' noiose alcune puntate con Mello e Near. Vabbè. Quindi come trama io non gli darò un 10, perché
viene rovinata, secondo me, da questa parte della trama, che è un po' inutile. E anzi, gli darò un 8. Perché mi dispiace, ma purtroppo devo essere oggettivo. Soggettivamente me ne fregherei di quella parte, direi è bellissimo lo stesso, è fantastico. Però oggettivamente perde molto lì. Poi passiamo ai personaggi. I personaggi sono stupendi. Mamma mia, cioè, se calcoliamo solo Light e L e anche lo scontro di sguardi un po' gay ogni tanto, è veramente da far bagnare anche il più maschione. Cioè, veramente le fantastici. Hanno le loro idee, sono pronti a difenderle e a dir la verità anche chi è Team L e Team Light, io penso che nessuno di questi due team comunque odi la controparte, ma semplicemente la preferisce, cioè preferisce quello che la controparte, perché comunque sono due personaggi talmente fatti bene che anche io, essendo tipo Team Light, perché a me piace Light e la penso come lui, cioè, se io avessi il Death Note ammazzerei tutti quelli, lo dico già. Vabbè, comunque anche essendo Team Light, L non mi sta sul cazzo, perché è un personaggio fatto bene e comunque capisco le sue motivazioni e ti fa anche affezionare alle sue motivazioni e quasi non capisci più quale sia lo giusto e lo sbagliato, ma anzi ti fai delle domande su quale dei due abbia ragione e poi capisci che tutte e due hanno ragione e tutte e due hanno torto, in un certo senso. Anche se molti pensano che abbia più ragione L. Ma secondo me, quello che ci ho tirato fuori io è che c'era anche una leggera stima da parte di L dal verso Light. Quindi, secondo me, quello era proprio perché anche L un pochino stava pensando che, tutto sommato, qualcosina non era sbagliata. Perché comunque si vede. Quando impazzisce Light, lo dice, da quando ci sono io, il 70% dei crimini si è abbassato, quasi non ci sono più, quindi funziona, è brutto, ma funziona, capito? E parlando invece di appunto Mello e Near, Mello è veramente una merda per me, cioè è un personaggio inutile del cazzo col cioccolato in mano per far vedere che si mangia i dolci come L, e poi, neanche così intelligente, secondo me. Anzi, fa proprio delle mosse stupide e inutili. Near, invece, non è come L, però perlomeno è già un po' più serio. L'ho preso un po' più in considerazione. Però non sono personaggi a cui ti affezioni, assolutamente no. Non te ne frega proprio un cazzo. E se mi dite, Misa lì, come cazzo si chiama, neanche me lo ricordo perché è tantissimo tempo che non lo guardo. E se mi dite che comunque devo parlare di lei come personaggio, non ne parlo perché secondo me non è poi così importante come fanno credere. Cioè, è solo una deficiente utilizzata da Light. Fine. Basta, perché io l'amo. Vabbè, comunque. Personaggi, quindi, anche qui un bel lotto, perché Near e Mello abbassano il voto. Andiamo avanti. Obiettivo, secondo me, era portare comunque un thriller, in un certo senso, anime, che rivoluzionasse il mondo degli anime, e c'è riuscito al 100%, perché secondo me, se la gente si è affezionata agli anime, e dico agli anime soprattutto seinen, non shonen, è dovuto quasi al 90% da Death Note, perché è stato proprio il primo, soprattutto in Italia, ad avere così tanto successo nei giovani adulti. E non mi venire a dire però c'è Devilman. Sì, ok, c'è anche Devilman, ma Devilman rimane una cosettina così, uno di quei cosi che ti dice tuo zio e ti dice ah, ma lo sai che io mo guardavo, ah che figo. Ma comunque solo lui e qualcun altro, cioè non è che ha avuto chissà quanto successo in Italia. Invece Death Note è proprio, cioè l'hanno visto tutti, è inutile dire no, dai, della mia età soprattutto e anche un po' più grossi, Death Note non se l'è mancato nessuno, zero, cioè è difficile trovare qualcuno che non l'abbia visto, ai livelli davvero di Dragon Ball, però con un fattore molto più serio e molto più affascinante, quindi obiettivo 10, qui non posso dire nulla, assolutamente c'è riuscito.
ha dato proprio una svegliata a tutti e ha portato un sacco di pubblico nel mondo degli anime. E poi vabbè, il doppiaggio è stato fantastico. Grande Flavio Aquilone, la tua risata. Sì, cazzo, ridi come un matto. Dai. E niente, ci vediamo venerdì con il voto. Ah, il voto finale è un 9. Quindi soggettivamente confermo il capolavoro. Non dico altro. Ci vediamo venerdì con il doppiaggio di Death Note.